Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Escapist 2, il seguito del gioco che aveva in un certo senso lanciato il mio canale qualche anno fa, proprio in agosto. Il gioco è lo stesso, si fugge dalla prigione, ma presenta una grafica un po' più fluida. Quello che faremo in questo caso è andare a vedere come funziona il gioco. Andremo magari, non so se a giocarci il tutorial, magari potrebbe essere utile per vedere un pochino le meccaniche iniziali del gioco. Poi io vi prometto che se riuscirò a convincere Mr. Deller, che sono già all'opera, a giocare una co-op, lo faremo, fare una miniserie, perché questo gioco consente di giocare in cooperativa o con gente trovata a caso, ce ne sono più di 400 al momento che stanno giocando le varie prigioni, oppure con amici, quindi una partita privata. Vi mostro il menu, la modalità VS, possiamo affrontare una prigione cercando di fuggire entro un tempo limite. Le classifiche ovviamente sono le classifiche di tutte le prigioni, con punti ottenuti, degli amici, di totale, del giocatore singolo, del multiplayer, in pratica i tempi impiegati per fuggire. La fedina penale, tutte le partite giocate e le chiavi trovate. Le chiavi trovate servono per sbloccare le prigioni oltre la quarta, mi pare, ecco, per trovare da questa in poi. Ce ne sono un po', un bel po'. C'è anche l'USS Anomaly, cioè addirittura su una nave spaziale o sull'Air Force One, una sorta di... qua io avevo creato i personaggi pensando fossero quelli della partita. Infatti, guardate, avevo creato Marco Zero, Mr. Delric con gli occhiali che ha, che possiede e di cui va molto orgoglioso, Elentir Nero, perché Elentir Nero, Alemo Gesa con una faccia a caso, il Tura cercando di farlo un pochino così... minimo assomigliante, Franky non l'ho messo, Vessor che è lui, Griffias classico aggressivo, Sicardi anche lì, Lorenzo con una faccia normale e Tarabuso il panchettone. Però in realtà qua prenderò Franky e lo chiamerò Indy e lo farò completamente biondo perché sono i colori ufficiali del canale. In realtà sono i vediamo un po', eccolo qua. Non c'è un cappello da pirata. Sono in realtà i personaggi che noi andremo a selezionare all'inizio. Terribile, però lo faccio. Allora, vabbè, vi mostro come comincia il gioco con questa modalità qua. Perché l'altra modalità richiede studio, richiede comunque di prendere parte alla routine del carcere, e lo scopo di questo video è rapidamente mostrarvi che cosa è cambiato, non proprio tutto, ma principalmente la grafica, perché poi il crafting è molto profondo e andrà approfondito poi nella serie, ma io attendo sempre comunque i vostri commenti sotto. Piccola cosa da dire, il gioco non era segnato in italiano, ma in realtà è in italiano. Grande sorpresa, non è un RPG che richiede decine di migliaia di righe di testo. Apprezzo il tentativo, apprezzo comunque la traduzione che è fatta bene, insomma. Allora, nuovo gioco, andiamo a giocarci questo tutorial. La cosa che mi ha sorpreso, ma lo si vede già dai tutorial online, è il fatto che sia molto meno al movimento alla RPG Maker, su, giù, sinistra, destra. Ci si muove anche in diagonale. Allora, uno racconta all'altro come è fuggito dalla prigione. Faccio, guarda, è stata una cazzata, andiamo, ok. Allora, vedete che qua abbiamo le luci spente, le stelline di ricerca e il piano. Una mattina mi sono svegliato, ho pensato, ora basta, volevo uscire da qui. Ok, ci muoviamo, vedete che ci muoviamo anche in diagonale, è molto più bellino. Ok, apriamo e prendiamo queste due cose, classico. Il tasto C è il tasto del crafting. Vedete che qua possiamo andare su una pagina del crafting divisa per abilità. Abbiamo la possibilità di fare la mazza col calzino, ci prende gli oggetti in automatico, quindi è un po' più agevole. Ha creato un'arma, ora ce ne possiamo andare. Seguiamo la freccia gialla. La freccia gialla sono le routine, quindi dobbiamo seguirle, le frecce gialle, per non dare nell'occhio, ma questo lo sapete già probabilmente. Guardate avanti, idioti, siamo solo in 4 qui, siamo Pip, Chuck e altri. La cosa buffa è che nessuno avevate vita facile. Adesso faranno la perquisa. Le celle che verranno controllate sono. E poi dirà altri nomi, ma non il nostro, perché il tutorial non ci impone di non... Ok, mentre mi scrollavo verso la paura, come tutta la vita, avevo fatto con uomini moderni, il detenuto chiamato Chuck attirò la mia attenzione. Avevo la sensazione che la freccia verde vicino alle scale, vabbè, insomma. Vabbè. Vedete? Qua scendiamo le scale. Bellissimo, eh?
palestra, vedete che alla fine sono le stesse cose. Prendiamo il tasto tab e andiamo a equipaggiare la mazza creata. Lo colpiamo, vedete che bello che è. Gli freghiamo la chiave. Una volta presa la chiave andiamo a togliere, perché non ci hanno sgamato, perché ovviamente il tutorial mi avrebbero già fatto a pezzi. Apriamo questa porta che richiede la chiave, appunto, e andiamo ad aprire quello che troviamo, cioè il tavolo qua, e prendiamo il piccone. Il piccone. Merda, merda, toglitelo. Ok. Intanto gli sta parlando che sta palmando la crema solare mentre gli sta raccontando questa storia. Andiamo a prendere il... andiamo al primo piano e andiamo qui. Una volta qui, il gioco ci dice di tenere premuto E e prendere il lenzuolo. E il lenzuolo lo andiamo ad applicare qua con il tasto E. Equipaggiamo il piccone e andiamo a scavare. Tasto spazio. Cioè, è molto più bello del vecchio capitolo, perché l'altro capitolo era un movimento in cui stava lì, caricava e scavava. Cioè, c'era una mini animazione, qua invece si vede proprio scavare. Non abbiamo più energia. Andiamo a prendere un vassoio di sbobba in mensa. Seguiamo la freccia verde, che è la freccia del tutorial, in realtà poi... Ok. Tasto E, prendiamo il vassoio, andiamo e mangiamo. È utile perché andando a mangiare vedete che recuperiamo l'energia. Ho mangiato e ripristinato la mia energia, ora ce ne andiamo, continua il tempo libero. Questa è una prigione abbastanza scialla, non abbiamo lavori da fare. Riequipaggiamo The Picon, che è al 50% delle sue capacità, e scaviamo. Una volta che abbiamo aperto questa stanza, apriamo il banchetto qua dell'inserviente e prendiamo l'adrenalina e questi taglierini. A questo punto solleviamo il tavolo col tasto E, lo molliamo qua e fin qui niente di nuovo. Saliamo sopra, prendiamo queste cesoie e usiamo il tasto spazio. E a pezzi andiamo a berci l'adrenalina. Riprendiamo queste e ricominciamo a tagliarle. Ancora, due volte dobbiamo usarlo. Si sale. Fatto meglio, secondo me. Ma la parte più bella è il sotterraneo. Comunque adesso tagliamo, cesoiamo. Vedete, non cambia molto dal vecchio capitolo, ma graficamente è più bello e il movimento è assolutamente più bello. Allora, vedete che qua intanto siamo ricercati, quindi loro inizieranno a guardarsi intorno. Iniziamo prendendo... Dovremmo andare abbastanza easy perché non verranno mai a prenderci qua. Stiamo iniziando a scavare. Sì, l'animazione dà più soddisfazione. Ok, lo scavo, vedete? Troviamo tante cose sottoterra che magari non sapevamo esserci. C'è questa stanza chiusa qua a lato. Dobbiamo scavare ancora avanti. Una volta che abbiamo scavato di due possiamo... Qua abbiamo la mappa. Una volta che scaviamo di due possiamo scavare verso l'alto e uscire nel parcheggio. Dice di scavare semplicemente lì. Quindi noi scaveremo verso l'alto. Si può scendere solo di un livello. Col tasto E usciamo. Uscendo qua troviamo dei taglierini che andiamo a recuperare, andiamo a equipaggiare e qua andiamo a tagliare e fuggiamo. E a quel punto veniamo beccati prontamente poi nella spiaggia dopo, insomma. Ok, siamo fuori e qua il racconto continua, molto affascinante sul serio. Mi sorprende però che non mi abbiano ancora catturato ed effettivamente dubito che ci riusciranno adesso. E poi vabbè, ovviamente succede quel che deve succedere, perché... arriva il mondo e lo prende, non ti muovere Robinson. Allora, questo a grandi linee è il gioco nel tutorial. Ora andiamo a vederlo rapidamente nella prima mappa, ma non lo giocheremo perché... qua possiamo andare a rinominare tutti, quindi qua possiamo creare tutti i detenuti. Magari fatevi già avanti dando qualche nome il giorno in cui magari inizierà una serie. Io, se Mister non vorrà, ma io lo attendo sempre. Possiamo giocare in casuale, appunto, andare a rimischiarli. La modalità è locale, pubblico, privata. Noi la giochiamo in locale, inizia. E poi ovviamente inizia col solito certificato che siamo stati ingabbiati e così via.
Diamo un'occhiata rapidamente alla prigione, ci viene presentata. Noi giochiamo come Mr. Delery perché ci piace. Quegli occhiali sono veramente bellissimi. Ti diamo il benvenuto a Center Perks. La tua detenzione inizia qui. Andiamo a vedere la presentazione di quello che è il carcere. L'appello obbligatorio. Vedete che c'è il proprietario. Ha già recensioni molto positive il gioco, quindi ma lo sapevamo già che valeva. Però risultava un pochino schematico, un pochino ripetitivo l'altro, soprattutto perché era allenati, mangia, allenati, lavati, se no ti stendono, ma ti cioè fai qualcosa ma ti beccano subito. Qua è un po', sembra essere un pochino più profondo come gioco. La tua intelligenza leggendo i nostri libri. C'è la sala della biblioteca. Abbiamo l'attrezzatura della palestra per aumentare forza e velocità. Guadagna denaro frequentando gli uffici per l'impiego. Ti assegneremo una di queste stanze, dette anche celle. Come vedi, avremo una troupe televisiva per un po' di tempo. Questo potrebbe essere interessante. Mi ricorda un po' Hitman con queste cose che... Ok, e siamo qui all'inizio di... Non possiamo ancora uscire perché dobbiamo attendere. Assalto sopra, vedo cosa c'è, ma non c'è un condotto qua. Si vede... Questa qua è l'ombra, fantastico. Si può uscire, si va a fare colazione. No, l'appello. Ah, una cosa interessante che ho notato è che c'è qua... All'interno del banco c'è... Però non l'ho visto qui, forse nel mio. Vabbè, adesso andiamo all'appello, poi ci pensiamo dopo. Non mi ricordo più qual è la mia cella. Comunque, ve lo anticipo già, c'è uno scompartimento segreto. Ah, qua ci danno le missioni, le solite, la ricompensa. Vuoi creare un diversivo durante la routine colazione? Accetto. Questo invece vende roba. Vende un martello. Tratto di coda, cacciavite. Qua è rimasto invariato, qua possiamo fare dei regali. E qua possiamo vedere il profilo del detenuto con quello che ha addosso. Devo stare attento a non cliccare perché salta fuori una di quelle. Perquisiranno la cella di Sara, Mizzi e Pip. Ok, tra pochi secondi, 3 secondi finirà l'appello e inizierà la colazione. Ok, torniamo in cella e vediamo. Qual era la nostra cella? Cazzo, no, non me la ricordo più. Perché no, tavolo... Ok, siamo noi, sì. Vedete? Abbiamo lo scomparto segreto. Possiamo andare a farci VC. Scarica oggetti. Qua abbiamo la possibilità di sederci, ma è puramente estetica. Dobbiamo fare il diversivo in sala mensa. Quindi vedete che anche il modo di colpire, il modo di... bellino. Allora, si stanno già pestando. Adesso creerò un diversivo anch'io. Tuozza! Salute, energia... Favore completato. Ok, mi hanno pagato, spero. Qua è la barra di ricerca. No, mi hanno steso, vedete che poi arrivano subito. Prima venivamo teletrasportati direttamente, ora veniamo portati qua in infermeria, dove c'è anche altra gente che è stata fermata, insomma. Cosa fa quello con una mazza in mano? Scusa, tu perdi. E veniamo ripresi di nuovo. Tuo destino nelle nostre mani. No, comunque... Mamma mia, sta succedendo di tutto. Comunque, diamo un'occhiata se c'è qualche zona amministrativa. Poi chiudiamo perché ovviamente qua si apre quella parte via. Si può uscire? No. Qua si apre solo con la chiave. Si scende, qua c'è il medico, c'è la sala da lavoro, qua ci sono le docce. Qua si entra solo con la chiave giusta. Qua c'è un'altra infermeria. Questo è un altro posto di lavoro. Ci sono delle scale lì che scendono. Chissà cosa c'è lì dentro. Qua c'è la biblioteca. È proprio grande. Ma è grandissima sta prigione. E tra l'altro c'è anche la troupe televisiva lì. Vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa per loro. Buongiorno. Scusa, posso colpirti? No. Apri il tavolo e raccogli il tavolo. Raccogli il tavolo. Appoggia il tavolo. Abbiamo... Sì, si vede qualcosa che ci fa comunicare con le altre stanze. Ma qua non c'è assolutamente nulla. Interagisci. Belle le animazioni. Veramente fatto bene. Sarà davvero bello vedere
questo gioco giocato in cooperativa. Io spero di poterlo fare in futuro. Si parla di settembre comunque come data. Qua. Ok, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao ciao!